Non ho bisogno di leggere il curriculum per parlare di questa ragazza che si chiama Petra Magoni e che ritengo una delle migliori interpreti europee di canzoni, nonché madre di Frida, che in questo momento lei, tu sei con Frida in questo momento, giusto? Sono con Frida, sì, che sta registrando un programma televisivo, la vedete poi il 1º gennaio. Poi sono anche mamma di Leone, di un ragazzo di 22 anni. Ok, allora ti chiedo di tenere. Buonasera a tutti, intanto. Aspetta, ti chiedo solo una cosa prima di fare l'intervento. Tieni in mano il microfonino perché sbattendo contro la Sì. tua Ok. giacca fa rumore. Allora, guarda, Va Petra, bene. oggi si è parlato molto di energia femminile, soprattutto con Giorgia Sitta, si è parlato di queste cose. L'energia femminile è importante, ed è importante anche perché si parla di madre terra, la madre femmina, si è importante dell'unione tra uomo e donna che Sì. insieme devono creare il vero futuro. E tu sei un artista, Guarda, dimmi tutto, ti è dirò tutto qualcosa di tuo. scomodo. Io non mi sono mai posta il problema. Cioè, io ho sempre pensato a me come individuo, non mi sono mai riconosciuta in nessuna categoria, neanche nella categoria delle cantanti o dei musicisti in generale. Penso che ciascuno di noi sia molto di più di quello che fa o anche di quello che è quando nasce. Quindi, anzi, mi è piaciuto molto ascoltare Malanga. Ho sentito anche le cose che ha detto Giorgia Sitta prima. E mi è piaciuto molto anche il suo punto di vista, infatti anche lei in realtà non ha diviso in, diciamo, aspetti che fanno per forza parte del femminile o aspetti che fanno per forza parte del maschile. In noi, come anche diceva Malanga, che c'è il buono e il cattivo, c'è anche un maschile e un femminile, ma queste sono cose che un po' sappiamo tutti, diciamo, immagino, no? Quello che mi piaceva raccontare, ci sei ancora, Red? Ci sei? Certo, ti sto lasciando il Ok, microfono a te. Vai, vai, vado. vai, vai. No, ogni tanto però parlami. No, volevo raccontare quello che sto, vabbè, vivendo io, ma immagino anche tanti altri artisti, anzi, di tanti lo so perché siamo in contatto in questi ultimi 2 anni. La cosa che diciamo più mi ha pesato in realtà è stato sentirsi inutili, no? Sentire che non c'era spazio, non erano attività essenziali, no? L'arte, la cultura, ma anche tutto quello che era benessere, come appunto lo sport o lo stare insieme, venissero ritenute attività non essenziali. E in realtà penso che per essere veramente vivi ci sia molta importanza, no? Di questo, ma anche proprio di emozionarsi insieme. Quindi, come può essere, come diceva prima Malanga, andare a un concerto anziché ascoltare un disco, e tutte queste attività che ci uniscono, sono proprio quelle che sento che vogliono toglierci, no? Come appunto la didattica a distanza, piuttosto che i delivery, piuttosto che tutto quello che ci impedisce il contatto con gli altri. Il contatto con gli altri che secondo me ci permette di comprendere che appunto pur nelle diversità in realtà siamo parte appunto di uno stesso mondo, di questa stessa umanità, più o meno mi sembra di aver capito un po' di queste cose, anche da quello che diceva il professor Malanga, che fra l'altro abita a Pisa, c'è un folto gruppo di pisani, fra me, Michele Micheletti, che è negli organizzatori, e Corrado Malanga, quindi attenzione, Pisa Rules. Comunque, insomma, questo fatto di sentirmi inutile, ultimamente proprio sto cercando di capire, con sempre queste maggiori restrizioni, che cosa posso fare io con quello che so fare, con quello a cui ho dedicato la vita, con quello che mi viene bene? E a volte mi dico, boh, forse niente. Nel senso, quando comunque sono ricominciati i concerti, allora ho ritrovato non solo il piacere di fare quello che faccio, ma anche la sua utilità, cioè far star bene le persone. Ho visto che c'è stata, da quando abbiamo ricominciato a fine maggio, una grandissima voglia del pubblico di tornare a vivere insieme l'esperienza emozionale di un concerto, e questo mi ha fatto riprendere fiducia nella mia, diciamo, attività, che poi in realtà è una missione perché ci ho dedicato appunto la vita, e chi mi conosce sa benissimo che non mi è mai interessato fare quello che faccio per essere famosa o per chissà che cosa, ma proprio perché è un'urgenza di dire qualcosa. Aggiungo anche, ora vado proprio un po' di palo in frasca, che quando ero piccola il mio sogno ricorrente era una specie di sindrome di Cassandra, cioè io avevo qualcosa di importante da dire e nessuno mi ascoltava. Quindi questo un po' l'ho poi
Pensavo che fosse proprio riguardo al fatto che, per esempio, per arrivare a fare quello che faccio ci ho messo tanto tempo, ho provato tante strade diverse fino poi a trovare il mio progetto principale con Ferruccio Spinetti, Musica Nuda, che poi mi ha permesso di fare tantissime altre cose con tanti artisti. Mi è piaciuto sempre di quello che ha detto Malanga, per esempio, che si impara soltanto quando si gioca e quindi si suona, perché in tante lingue sono lo stesso verbo, con quelli più bravi di te. È vero, è così. Anche nel suonare, quando suoni con chi è più bravo, ne esci appunto magari non vincitore, ma impari delle cose e sei migliore. Ma nella musica del resto non c'è un vincitore. Se si suona insieme non devi schiacciare gli altri, si vince se si suona tutti insieme. Ovviamente ciascuno con la sua personalità, col suo carattere, con il suo background, con la sua energia, col suo strumento. Però. E quindi, per esempio, io sono una persona abbastanza esuberante quando sono sul palco, ma dal mio punto di vista non c'è mai una gara contro gli altri. È proprio l'unione di tutte queste differenze, di differenti strumenti, quindi differenti timbri, di differenti personalità, che crea la musica. Quindi anche questo periodo che stiamo vivendo, in questo periodo che stiamo vivendo, dove praticamente non c'è più la possibilità di avere un proprio pensiero, una propria opinione, no? Si deve quasi aver paura a dire quello che si pensa e si sono create queste contrapposizioni che ovviamente non mi fanno stare bene. Ma penso che sia proprio sbagliato in generale avere persone che la pensano tutte nello stesso modo, perché non si impara niente e non si suona insieme, cioè non c'è questa, come diceva appunto Corrado, questa vibrazione, no? Questo ascoltare l'altro e dire la propria, però appunto senza scannarsi, senza pretendere di aver ragione, perché appunto solo da uno diverso da me posso imparare qualcosa e nell'altro posso imparare qualcosa di me, come appunto diceva lui. Ma tutto questo, ho fatto questo così, anzi, cioè, se qualcuno volesse spiegarmi come in questo momento particolare potrei fare qualcosa per che sia importante in questo periodo. Che penso sia veramente il periodo più strano, più importante forse dell'umanità, perché una cosa così globale, no? Che Più brutto della storia dell'umanità che conosciamo. è Però brutto, però siccome io poi, cioè c'è questa, io per esempio mi trovo una persona migliore adesso che 2 anni fa, perché veramente c'è una consapevolezza diversa, c'è un'attenzione diversa a quello che succede. Prima magari mi guardavo un TG ogni tanto e ci credevo. E adesso invece è come se impari dei meccanismi, impari delle regole, impari come funziona e non ti prendono più in giro una volta che hai imparato. Cioè ormai vedi tutto. Cioè è come se fosse caduto un velo, che ovviamente era un velo fatto anche di comodità, di sicurezze, di un certo tipo di vita che ormai conoscevamo, almeno conoscevo io la mia, cioè ero abbastanza tranquilla dopo aver dovevo essermi impegnata tanto per arrivare a fare quello che faccio o che facevo, ma in questo momento è quasi come se non mi sembrasse neanche più importante. Strano, quindi ho ovviamente dei momenti di sconforto, però non tornerei indietro, quindi vorrei prendere anche il bello di quello che sta succedendo. Quindi no, tornando a quello che mi hai detto all'inizio, l'energia femminile. Io non ho mai pensato a me come donna, eppure sono mamma, cioè mi trucco, però non, proprio non mi è mai, non mi sono mai messa dentro una specie di recinto. Ho sempre fatto le cose a modo mio e ho avuto anche la fortuna di avere 2 genitori che mi hanno sempre fatto sentire amata. E quindi ho potuto fare le mie scelte e sempre sentirmi appoggiata, anche quando non le capivano. E questo è quello che ho cercato di fare anche con i miei figli. Però quando, cos'è stato? Poco più di un mese fa è venuta fuori questa idea di fare questa manifestazione al femminile, lì per lì, insomma, ovviamente era un po' lontana da quello in cui ho sempre creduto, però poi mi sono detta, invece può essere interessante, ma sai perché? Perché io ho partecipato a tante manifestazioni in questo periodo. Ho pensato che ci fosse bisogno, ho pensato, non ho pensato io, l'idea ovviamente è arrivata a me, ma come l'ho recepita io, che
che potesse essere importante tirare fuori un tipo di energia che magari era sconosciuta pure a me. Ed è stato un incontro molto bello, con varie donne, tutte molto diverse, ma quello che ho trovato in questo gruppo è stato soprattutto una non competizione, un riconoscere la capacità dell'altra in quell'ambito piuttosto che in un altro, e quindi riconoscere, diciamo, i ruoli per quello che vogliamo fare o abbiamo fatto con la manifestazione, che sono venuti in maniera spontanea, naturale. Per esempio, la Giorgia oggi ha parlato insieme a te della manifestazione Venere vincerà di Firenze, e quella parte non mi è piaciuta. Se posso permettermi, intanto parlare di una cosa dove non c'eravate, non la trovo, no? Uno può dare la sua opinione, però se non c'eri, non puoi dire che non era bella la manifestazione. Era una situazione incredibile, pioggia battente, 50.000 donne e anche uomini che ho apprezzato molto, perché appunto a me di fare una cosa divisa proprio al 100% non mi sarebbe piaciuto tanto. Che restavano lì sotto la pioggia, con problematiche tecniche che abbiamo avuto per una serie di motivi non piacevoli, che non vado a raccontare qui. È stato un momento di energia incredibile. C'è stato un momento di om e di preghiere con la Tonini, che è stato un momento magico. Io mi sono occupata di creare un medley di 10 minuti con varie canzoni che secondo me potevano essere adatte. Mi sono fatta aiutare da mia figlia, che mi ha fatto una bellissima base di pianoforte, e poi sul palco con me c'era Cristiana De Bonis alla chitarra e cori. E tutte queste persone assiepate, non c'era un servizio d'ordine, non c'era un gabinetto, sembrava un po' Woodstock, ti dirò. Per me era Woodstock, un impianto sottodimensionato che poi in un piazzale come quello, completamente aperto e con la pioggia, gli ombrelli, non era proprio sufficiente, perché si sa, una piazza chiusa dai palazzi ha bisogno di un impianto sonoro, insomma, di fonica più piccola, perché il suono rimbalza. In una piazzale come Piazzale Michelangelo non era possibile. Ma nonostante questo, credo che sia stato un successo incredibile, perché l'energia che si respirava era un'energia diversa da tutte le altre manifestazioni. E te lo dico, come dire, mettendo in discussione tutto quello in cui ho creduto finora. Quindi, per me è stato un momento molto, molto bello. Con la Schiriro, con la Erminia, con tutte loro abbiamo poi costituito un'associazione, stiamo costituendo un'associazione che ha cambiato nome da Venere Vincerà, visto che per noi già è stata una vittoria percepire quell'energia in quel momento, in quelle difficoltà anche climatiche, e quei sorrisi, quella generosità, quell'affetto che abbiamo percepito, per noi è già stata una vittoria. Quindi abbiamo pensato di chiamare l'associazione Il Coraggio di Venere, perché il coraggio è, e questo l'ha detto anche prima la, come si chiama la, non mi ricordo il nome adesso, te l'ho nominata tu, la Sitti, Satti, Sitti. Giorgia Sitta. Sì, Sitta, ecco lei. Anche lei ha parlato di coraggio prima. Ed è il coraggio che noi abbiamo visto da quel punto, che per noi è stato un punto di partenza, per andare avanti con qualcosa che, oltre ad avere un'energia, che appunto si può tirare fuori con la musica, con la preghiera, con la meditazione, eccetera, anche vogliamo fare qualcosa di costruttivo, ci stiamo provando, non è facile, ciascuna di noi è presa da tanti impegni, però vorremmo fare di questo gruppo, che come ti ho detto mi è piaciuto molto, anche perché io trovo che è facile prendersela con chi si espone tanto. Chi si espone può anche sbagliare, lo sappiamo, tutti possiamo sbagliare, però è solo chi non fa niente non sbaglia mai. E io sono una persona che tendenzialmente dà fiducia agli altri, poi sono sempre pronta a prendermela in quel posto e a cambiare idea. Però io sono una persona che riconosce l'impegno che qualcun altro mette nelle cose, e quanto magari proprio perché ti esponi sei magari bombardato da negatività e da anche invidie o non so che cosa, o giudizi. Quindi io sono dalla parte senz'altro della Schiriro, di Erminia e di tutte le altre, perché ho visto un qualcosa che non ha spazio per il giudizio e per la gelosia al momento. Poi ho detto, stiamo a vedere. Però ecco, in questo momento in particolare, dove non ti dico il nemico, ma comunque quello, chiamiamo quello che non va bene
È chiarissimo qual è. Io penso che qualsiasi compagno di viaggio, qualsiasi persona che abbia un obiettivo comune, in questo momento sia un nostro amico, perché l'obiettivo comune, solo a essere uniti, potremo raggiungerlo. Secondo, invece di guardare che cosa stanno facendo quelli là e guardiamo cosa sta facendo quello accanto a noi, non è proficuo, non serve a niente. Quindi io voglio essere positiva con l'associazione. Il coraggio di vendere, stiamo pensando a una piattaforma dal titolo provvisorio, perché ancora appunto la stiamo costruendo, dal titolo Coraggio Italiano, dove fare qualcosa di pratico per le persone che in questo momento sono in difficoltà. Quindi chi, non so, chi ha perso il lavoro, chi cerca invece qualcuno che lavori per lui, darsi una mano, qualcosa di solidarietà italiana fra persone che hanno raggiunto magari questa consapevolezza di capire dove sta, non ti dico il male, ma comunque quello che non va bene. Quindi questa piattaforma prenderà vita a breve, stiamo lavorando, sono cose che hanno anche dei tempi tecnici, che hanno anche delle spese, però pensiamo che possa essere qualcosa di utile per provare a fare qualcosa che non siano solo parole, ma anche fatti concreti. Petra, solo una cosa, attenta a che non venga strumentalizzata politicamente e che non entrino delle persone che dicono venite da noi, dateci in mano le associazioni e noi faremo un movimento politico, vi diamo anche dei soldi, perché questo è il pericolo che sta accadendo con tutte queste situazioni, solo questo. Senti, Io Petra. sarò attenta, eccetera, però penso anche che sia il momento di unirci, capito? Magari anche politicamente non lo so, poi bisogna vedere. Come, però se ci faranno votare ci sarà anche bisogno di non essere dispersi, poi valutando chi e come, io non mi sono mai interessata di politica, quindi sicuramente non sono la persona giusta, però penso che sia il momento di volersi anche bene nelle differenze, soprattutto quando Ma si ha l'obiettivo comune. sai, noi non ci contrapponiamo a nessuno, sono gli altri che si contrappongono a noi, lo sai benissimo, Petra. Quindi dicono che noi siamo conflittuali nei confronti degli altri quando gli altri sono. Volevo dirti che, ma ormai in questa manifestazione Comunque hanno. Dimmi. voglio fare io una domanda a te, Re. Io ho detto quello che dovevo dire sulla manifestazione e su. Volevo fare una domanda ritornando alla prima cosa che ho detto. Secondo te, in questo momento, cosa dovrebbe fare un artista? Perché io me lo chiedo tutti i giorni. Un artista deve fare quello che fai tu, Petra. Un artista deve dare. Spostati un po' più al centro, così ti vedo meglio. Stop. Un Sì, artista così? deve fare quello che fai tu, Petra. Perché nelle tue esibizioni dai positività, dai felicità. E non è un caso che ti apprezzino forse molto di più all'estero che in Italia. Però io vedi, siccome. Questa manifestazione di oggi, coscienza piena di coincidenze, la coincidenza vuole che tu lunedì sarai al premiato Circo Volante del Barone Rosso da me, con questo disco, insieme a Laura Fanin, No, e quindi Ilaria Fantin, Ilaria Ilaria Fantin, Fantin. scusa, ma non leggevo niente perché era tutto all'incontrario, Ilaria Fantin. Ho visto i dischi, i brani che ci sono, ma quante canzoni ci sono? Ho visto Nina Volare, Sympathy for the Devil, Perfect Day, Fenesta Vascia, tutto è proprio il campo È un disco per voce e arcibiuto, quindi la Ma particolarità è che questo strumento rinascimentale del ho 600 capito, interpreta. ma me lo fate tutto questo disco o no? E vediamo, vediamo. Ok. Vediamo. Petra, quello che fai Però no, tu, sai. Petra, aspetta, perché poi io e te ci scambiamo anche molti messaggi, un'enormità di messaggi privati. Quello che fai tu in questo momento è giusto, perché Petra ha avuto un momento di crisi 2 giorni fa in cui ha detto sono stanca, perché Petra è imbarricata da una vita su tutto questo. E per un artista oggi, in un mondo in cui gli artisti sono silenti, tranne alcuni, È quello che volevo dire, è è quello che molto. volevo dire. Cioè, tutti questi Che Guevara de noantri, dove sono?
Il Che Guevara di noi altri stanno là a incassare i soldi e a farsi le foto e a farsi i selfie con tanti fan e a pensare quando torneranno a fare concerti davanti a una moltitudine di gente. Questi sono i Che Guevara di noi altri. Ma noi non siamo i Che Guevara di noi altri, noi siamo dei veri Che Guevara e quindi andiamo avanti in quello che stiamo facendo. Quindi Petra, ti aspetto lunedì, ti ringrazio per questo tuo intervento, sei una splendida ragazza e soprattutto sei una splendida mamma, perché noi dobbiamo cominciare dalle persone che abbiamo intorno. E tua figlia Frida, non conosco l'altro tuo figlio, Paolo credo, mi hai detto che si chiama? Però Frida è un'artista. No, Leone. Ah, Leone, Leone, anzi, perché Leone. E quindi tua figlia Frida è meravigliosa. Sai, niente. Leone è del Leone. Beh, certo. Allora ti saluto, Petra, grazie, ci vediamo lunedì, ok? Ciao, bimba. Dicevo, Leone è del Leone. Si chiama Leone. Frida della Vergine, stava male chiamarla Vergine. Per lo spazio, per l'affetto e ci vediamo lunedì. Ciao, grazie, grazie. Che meravigliosa Petra. Ecco, Petra è bello perché ti ha dimostrato lo smarrimento degli artisti, cioè l'artista che dice ma cosa devo fare? Ed è gravissimo quando un artista è smarrito. È gravissimo che questa società abbia messo gli artisti smarriti.